a questo nuovo appuntamento, a questa serie di appuntamenti che abbiamo programmato, che abbiamo chiamato incontri d'autore, vorremmo sfruttare questa sede che abbiamo rimesso a nuovo per appunto fare questa serie di incontri. Iniziamo con Stefano Dinucci, un cantautore, però vorremmo insomma, spaziare su più fronti con questi appuntamenti. Per questa sera quindi abbiamo con noi il cantautore Stefano Dinucci, che oltre a essere un cantatore è comunque anche un musicoterapeuta. Terapista, ok. E quindi si approccia alla musica anche dandole uno scopo ancora più nobile di quello che già lavorando con ragazzi e persone disabili e cercando di trovare una strada attraverso la musica per aiutarli. Stefano ha esordito nel 2013 nel concorso Paint Your Voice organizzato dalla provincia di Campobasso e ha avuto poi una rapida ascesa che l'ha portato a vincere anche nel 2017 il concorso Lunezia e ad aprire nel 2018 con i concerti di Fabrizio Moro. Ci presenta questa sera il suo disco di esordio che è opera postuma e lascerei la parola, la voce direttamente a lui. Grazie.
ci piaceva il conservatorio, io che volevo sfondare nel mondo del Carlisle, e i ragazzi con gli occhi chiusi più belli sanno una strada che va in paradiso. Tutto copre, tutto crede, tutto spera. Tutto copre, tutto crede, tutto spera. E tutto sopporta, tutto sopporta, tutto sopporta. Buonasera a tutti, io dico le cose che dicono le persone educate, almeno non so, si dice buonasera, si dice. Come diceva Antonio, che ha una memoria pazzesca, si ricordava le mie cose meglio di me. 2013, Panteor Boys, io non me lo ricordavo. Pensavo fosse il 2006 e il concorso era la prova del cuoco. Invece no. Bravo Antonio, complimenti per la voce, grazie a tutti, grazie dell'ospitalità, e lo dico adesso, così anche un po' per prudenza, che Totò diceva non è mai troppo, se non sbaglio. Ho fatto già il primo errore, cioè sono scordato la scaletta, però ci sono due cose che posso fare. Uno, mi posso alzare e andarla a prendere. Due, posso fare tutto a memoria. Il dibattito è aperto. Tutto a memoria. Tutto a memoria. Bene, mi alzo e la prendo. Bel applauso. Io, a parte, non sono Antonio con la memoria. E poi c'è, cioè, uno nella vita deve fare un po' come gli pare, un po' di testa sua. Eccola qua la scaletta. Ah, infatti già non mi ricordavo che avevo messo questo come secondo brano. Che ho fatto io? Un giorno pensavo, che ho questa tendenza a elucubrare più che pensare, e ho valutato che in ambito relazionale, affettivo, le persone a un certo punto iniziano a contare. Cioè, tu mi hai dato 4, ok, io ti avevo dato anche 4, ma tu mi hai dato 16. Sì, ma quando tu mi hai dato 16 io ti avevo dato 22. E quindi credo che quando, diciamo, il mondo affettivo e il mondo razionale si scontrano, c'è qualcosa che non va nella coppia, ok? Più o meno questo è il senso di questa canzone. Infatti saranno citati 3 numeri, se volete ve li potete anche giocare sulla ruota di San Giacomo. Esistono ormai San Giacomo? No, San Giacomo c'ha le case basse, mi è piaciuto questo fatto, molto bello. Cioè, uno si sente pure più. C'ha ragione Celentano, che devono costruire le case basse. Ma non lo diceva Celentano. Bene, dicevo, 10 si chiama questa canzone, saranno citate tre numeri. Il 10, che è il numero dell'armonia, che appunto mancherà in questa coppia. Il 13, che è il numero delle cose che non vanno. E il 3, che è il numero della perfezione. Va, 10. Come dici? No, domani. Ti sento. Domani andiamo a giocare. Ah sì, ok, pensavo fossi un'esperta di numerologia. Che dico solo stupidaggio. Vado. Mentre pensavo a pensare che cosa pensare, per pensare a pensare, che ti dovevo pensare. Io mi sono messo a pensare ad altro e mi sono distratto, e oggi chi ti pensa più? Tredici e poi incazzato.
te stessa. Tu sei completo per me. E poi incazzata ti chiedi a me quanto mi manca, prima che tu dica a te stessa. Tu sei completo per me. 10, allora io mi metto a contare. Quanto conto contare, contando che accontentare. Io non lo conto quanto contare. Sì, ma poi mi sono distratto ancora e mi sono messo a cantare. E oggi non contiamo più. Io quanti pugni ti do? 3. Tu quanti lividi accusi? 13. Io incazzato mi chiedo a me quanto mi resta prima che io dica a me stesso. O dunque, come diceva Venditti, la matematica non sarà mai il mio mestiere, sta di fatto che qui il conto è semplice. 13 meno 3. 10, manca sempre 10. Tra di noi manca sempre. Bravo, però attento, devi. Lo rifacciamo? Era venuto meglio le prove. Tra di noi manca sempre. Mentre tu curi il male alla testa con cardio aspirina, io risolvo le tachicardie con massaggio alla tempia. Così che torno a pensare a che cosa pensare, per pensare a pensare che io ti devo pensare. Palco non è, però, palco simbolico. Va bene, vi vedo perplessi. Non sarei anch'io. Ok. Su YouTube, se volete andare a vedere, c'è la canzone che sto per fare adesso, c'è un videoclip molto, secondo me, è venuto molto bene. Si chiama La donna eburnea, perché io nella mia vita ho conosciuto questa donna bianca di Carnato e Burnia, quindi ci ho scritto la canzone, ok?
sono domande? Meno male. Va. Il piede su. La donna è burnea, ha palesato nostalgia. Io le dico, abitiamo ad uno sputo, sì, ma poi come si sputa puntualmente lei non se lo ricorda più. La donna è burnia a me, non mi accarezza più. Io non chiedo né carezze né certezze, ma per favore almeno che sia confusa a casa sua, a casa sua. La donna è burnia, mi ha regalato un pesce rosso, gli do il suo stesso nome, non è un animale longevo, ma comunque dura più la stima che lei ha per me. Stima che lei ha per me. Quando mi piego, ma tu non giudicare mai, tu non giudicare mai, tu non giudicare le unghie lunghe. Questo è sempre un sintomo particolare, pericoloso, perché potrebbe essere un chitarrista classico. Che belli sti momenti di imbarazzo. Alzate le mani e poi falle vibrare. Ma so tutto, il ballo di Simone. Va bene, faccio questa canzoncina che... No? Vabbè.
faccio questa canzoncina che non fa parte del disco, però ci sono molto affezionato, l'ho scritta che ero piccolino, si sente. Però si chiama Non ti nego, ok? È una canzone che ho scritto per una persona che poi non è tornata con me. Che voglio dire, cioè, uno ti scrive una canzone, come fai a non tornare uno che ti scrive una canzone? Cioè, pure che è brutta, però ti ha scritto una canzone, o no? La signora fa... Ah. Giustamente. Va bene, non ti nego. Sentite bene? Sì, tutto sì, ok? Sì, sì. Non la faccio la... Non mi neghi che... Brava, vedo che ascolti. Secondo tali, arrotondando delle forme. Poi non ti nego, ti dicevo, che una lacrima è venuta giù, per aver capito troppo tardi che le persone le cambi tu, aver capito così tardi che le persone le cambi tu, quantomeno. Della luna, forse l'ho vinto perché sono stralunato. Io l'ho vinto e un giornalista si è avvicinato e ha fatto: ma tu hai capito che cosa è, cioè che hai vinto una cosa grossa? Non l'avevo capito sinceramente, quindi ho detto sì, come no, non ho capito niente.
E l'ho vinta con questa canzone che si chiama I puntini sulle i, che vi faccio sentire. E vi chiedo scusa se potrebbe sembrare, cioè, un po' concettuale come canzone, però me la faccio sentire perché ci tengo. Che dire sui puntini sulle i? Niente. Tu ce lo guardi? Eh? No, dico sottondi. Sottondi, sì, sono puntini. Puntini triangolari, penso non avete mai visto. Sì, sottondi. Allora, vado. I puntini sulle i. Thank you.
tutto questo per dire. Sono sempre un po' preoccupato quando canto questa canzone, perché ho paura che solo mia mamma mi picchiava sillabando. Tutte le mamme picchiano sillabando, la signora lo sa. E quindi a me quante volte, soprattutto quante volte, amo, meno male. Andiamo avanti, di gran carriera, che non so che vuol dire. Perché si dice di gran carriera? Qualcuno sa spiegare? Mai capito, ma qui. Come del resto, facciamo che poi parlo sempre io. San Giacomo degli Schiavoni, non mi sono informato, perché si chiama così? Lo sa? Antonio. Si ricorda. Gli Schiavoni erano croati. Ah, perché qua siamo nella parte della regione della Croazia e si chiama Schiavoni. Arrivarono a Termoli, sbarcarono a Termoli e il vescovo di Termoli, che aveva le campagne a San Giacomo, li ospitò a San Giacomo. Si chiamava Casale San Giacomo, poi diventando San Giacomo e Schiavoni. Ah, ok. E Giacomo? Giacomo. Quello delle gambe. La spiegazione c'è perché... Zia Nicoletta? Nicoletta ci vuole. Zia Nicoletta. Vabbè, dai, più o meno, insomma, tutti questi schiavi l'hanno portati qua. Non erano schiavi. Sclavi. Erano slavi. Ah, slavi. Sotto la spinta ottomana sono arrivati. Ma chiaro, si parlava slavo. No. Sì, questa è la parte arbolisci si dice, no? No. Quella è verso Campomarino. Però vedi, San Giacomo è l'unico dei quattro paesi di origine slava, tra virgolette, che non ha Acquaviva, invece Acquaviva, Montemitro e non mi ricordo l'altro. San Felice parlano ancora di slavo. Vabbè. Io adesso per omaggio farò tutto il concerto in slavo. Ok, il prossimo brano si chiama La canzone stereotipata. Quando la suoniamo con tutta la band è un twist, fa così. Però adesso io la suono qua. E parla di un classico, lei sceglie l'altro e non sceglie quell'altro. E lui dice, ma come fai ad andare con quello che è totalmente diverso da me? È un mistero... tipo Giacomo, non si saprà mai. Ok? Va bene, la canzone stereotipata, spero di farcela, questa è un po' più yeah, yeah. Ah, dunque qua ci sarebbe il coretto. Vi posso dare fastidio? Dai, sì. No, pu. Cioè, come volete fare la P? È facile, va. Allora sia davvero vuoi per tanto.
bar. E allora è giusto, tu dimmi, io che sto a Biasima. Se davvero scuote, spiega la tua felicità. Io tedioso sarei stato a ricordarmi dell'ancestrale spiegazione dell'abbraccio. E io pesante sarei stato ad organizzare l'isolante salottino della mia casa. Sì, ma non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Non c'è tempo, oggi vince chi fa rumore. Tu sia maledetto rumore. Qui ci sarebbe il coro, andiamo. Sappia, cuore mio, io mi sto allenando ad essere uno di quelli che beve a flash. Svenimenti a parte, tachicardia e sordità. Credo nel tempo, io prima o poi mi salverò. Credo nel tempo, io prima o poi mi salverò. Forse credo nel tempo e prima o poi il cliché. Brillo e frequentatore di feste, con la cravatta legata in testa, vomitando i coriandoli a volontà, con i bottoni tipici di chi non ce la fa più. Farò fatica a non chiedermi. Ancestrale spiegazione nell'abbraccio dell'isolante salottino della mia casa. Sì, ma non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Non c'è tempo, oggi vince chi fa rumore. E non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Non c'è tempo, oggi vince chi fa rumore. Base. Signora, brava, complimenti, ma già la sapeva fare questa cosa. Belli che sono, molto affezionata alle persone con cui lavoro. E... ma siete... posso andare avanti? Sì. Mi preoccupo un po'. Devo. Bevi o devi? Devi. Anzi, o bevi. Vabbè, allora ve la faccio questa. Questa si chiama A tutela della mia felicità. Si fonda su questo concetto qua, che ci sono delle persone alle quali si vuole troppo, troppo bene. Quindi io ho pensato, a questa persona vorrei volerle meno bene, cioè le vorrei voler bene come se io fossi un suo zio. Cioè, perché lo zio che fa? Ti vuole bene ma non chiede niente in cambio, ti vuole bene così, a prescindere, più o meno, insomma, ci sono delle persone che non... questa cosa, no, però sommariamente uno zio ti dà l'affetto e non vuole niente in cambio, non c'è feedback.
che non so che vuol dire, è chiaro. E la canzone si chiama A tutela della mia felicità e di una musciaria. Ve la faccio un po' più, ok, un po' più Rita Pavone style. Sulle guance e non offendermi se poi tu ti pulisci la saliva con le mani e non offendermi se poi non ricambi mai essere un tuo zio, un tuo caro vecchio zio, per tenere la tua mano nella mia e non soffrire che non stai pensando a me e non badare al fatto che me la sfidi se un pericolo non c'è. Che me la lascerai ma resta il fatto che io vorrei essere un tuo zio, un tuo caro vecchio zio, per poi portarti a vedere tanti film dicendo cinematografo invece di cinema e non offendermi se poi ti prendi gioco dei miei modi un po' retro e non offendermi se poi ridi della mia vetustà. Thank you.
Ma sì, vai, sciala popolo. Sciala. Vado al piano, va. Vado al piano. Sono sempre io. Allora, starò qua, ma sono sempre io. Va bene? No, perché io sempre bene. Mi ha fatto trovare le cose. Ok, Madonna. Andiamo, sì, a livello... di tempo più o meno, sì, al 2004, ero pure piccolino quando ho scritto questa canzone. Chiedo scusa se dovesse risultare un po' volgarotto, perché parla della cacca. Cioè, non è che parla della cacca, cita la cacca, che fa sempre ridere. La cacca, fa ridere proprio il termine, come sta costruito. Fa ridere la cacca. Più che altro, più che della cacca, parla di... cioè, io mi sono immaginato questo podio, ve la racconto, vi va? Ve la racconto. Sono andato a vedere una partita di calcetto, nella quale partita di calcetto giocava questo ragazzo che a me dava molto fastidio, era un po' arrogante, però lui era ai tempi, almeno ai miei occhi, un po' più incerti. Era uno riuscito, cioè aveva sempre la ragazza più bella, era abbronzato, sapeva giocare a pallone, segnava, dedicava la rigola alla ragazza, insomma era uno che cuccava, ok? Quindi io, mentre vedevo questa partita di calcio, o del calcetto, per la precisione, ho detto: cacchio, questo qua se fa la cacca la fa profumata, cioè, è perfetto, ma era perfetto, Dio lo benedica. Poi, crescendo, l'ho rivalutato, forse uno diventa più forte, quindi le persone le rimpicciolisci. Non so se capita anche a voi. Grazie del bel confronto. Va bene, si chiama Finalmente un piano. Che gioco di parole. Che poi dopo l'ha fatto Bollani, però l'idea è la mia, come diceva Rossi, Paolo Rossi, fortissimo. Finalmente un piano, grazie. Sempre un caso.
tanta storia, il canzoniere degli scout. Non negherò mai socievolezza ed irruenza di Orfeo, che gran festa ci sarà. Intrattenevo con quei giochi che si fanno abbastanza, cioè si fanno, t'ho preso il nasino, t'ho preso l'orecchio, dove è stato, l'orito del 50. Sono tornato a casa col desiderio forte di scrivere una canzone che parlasse, che citasse varie parti del corpo, quindi ne è venuto fuori questo brano che si chiama Le parole accorpate. Le parole accorpate. Saltato proprio mentre è squillato il cellulare. E le parole accorpate, che poi io l'ho, cioè l'ho scritta dicendo ok, devo metterci dentro tutte le parole del corpo, tutte le parole che parlino del corpo. Poi l'ho riletta e mi sono reso conto che questa è una delle canzoni più d'amore che c'ho, cioè proprio una canzone d'amore. Vabbè, sono molto interessante questa cosa. Le parole accorpate, grazie. Mi strapperai.
quando sei mena dimmi quanto è costato che chiuso una orta. Non sempre si apre un polmone e spacca una noce su quella del collo, colpiscimi forte, dammi un colpo sui reni. Si ma visto che il cuore, il mio povero cuore, è da tempo bucato, passaci il braccio col ferro, è come una lavandaia con una mano sul fianco ed una alla testa, metti il muso appeso ad un filo ed indica pure qual è il dito che vuoi. Tu indica pure quale dito mi strapperai. Ed alzami il pollice, offendimi il medio, cerchiami l'anulare, ed alzami il pollice, offendimi il medio, cerchiami l'anulare, ed alzami il pollice, offendimi il medio, cerchiami l'anulare d'urla, uscite con le mani alzate, voi siete circondati. Ed indica pure qual è il dito che vuoi. Tu indica pure qual è il dito che vuoi. Tu indica pure qual è il dito che vuoi. Indica pure strapperai. Va bene. Che canzone cantiamo adesso? Un pezzo di Toto Cotugno. Soldi. Soldi, allora io canto e voi fate. Soldi. Non la so. Non la riesco a memorizzare, che non è un cattivo segno secondo me. Cioè a me quando mi dicono ah, quella canzone tua, bravo, quella canzone tua mi entra in testa, ma io mi offendo un po'. L'ultima l'avevo già sentita, quella che hai parlato adesso. Soldi? No, quella che hai parlato prima. Ah ok, l'hai già sentita, vabbè, quindi questa cosa ti ha tranquillizzato secondo me. Cose che già sappiamo. Ho sentito dire, sì. Vorrei fare un pezzo di Toto Cotugno, anche. Così vedete pure come esiste. Le persone... Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi il fatto che adesso vado al piano e faccio le ultime due canzoni. Grazie a tutti, adesso sono io che faccio un applauso a voi. Non è facile, io ve lo dico sempre. Grazie unicamente e complimenti per quello che fate. E non so, i soci, non li ho conosciuti tutti, ho conosciuto
Rosario? Rossano. Rossano, Antonio, Marco e tutti non li ho conosciuti, però grazie, complimenti, veramente non è cosa da tutti. Mi rincuora perché poi visto quella cosa che si dice che il Molise non esiste, sinceramente ha un po' rotto le palle, si può dire, si può dire. Quindi palle, si può dire. Cioè non è vero sto fatto, non esiste. O quantomeno secondo me dovremmo smetterla noi di dirlo, noi molisani. Perché secondo me l'autoironia funziona se poi uno riesce a smentirla. Cioè io dico, scrivo le canzoni brutte, però poi ti faccio una canzone che penso sia bella. Però se dice il Molise non esiste, però poi dobbiamo smentire che non esiste. E questa è una cosa che secondo me va a smentire. Grazie ancora Marco, grazie ancora Antonio, grazie ancora a tutti quanti voi. E che dire altro? Faccio le ultime due canzoni al piano e vi saluto. Va bene? Questa si chiama Il sorriso smagliante. Proprio bella, semplice esempio, 4 accordi e lascia far Dio. E allora prendimi, di baci prendimi, di baci ammazzami, e allora prendimi, ogni baci prendimi, tu a me di baci, ammazzami. A lei che non sa quanto male mi fa, ma tanto io rido per te, per me, per lei, mi sembra importante. Ma tanto io rido per me, per lei, mi sembra importante. Io ho un sorriso smagliante. Io parlo con lui, poi ripenso un po' a lei. Baci prendo, e di baci ammazzo.
Ceppa, è il brano che chiude il disco, si chiama 48 parole, una canzone che io definisco sempre piena di pretese, perché in soli 48 parole appunto la pretesa di spiegare un concetto infinito, secondo me, cioè che non si può. Chi riesce a ascoltare e a contare può vedere, constatare che sono 48 parole, ok? Tu conta, ok? Almeno che io non ci ficco dentro qualche parola a caso, tipo cavallo, però direi che non lo faccio. Va bene, grazie a tutti, grazie ancora. Alla prossima. Grazie.